Il calcio vuole riaccendere i motori, ma provarci non significa automaticamente riuscirci. C'è un problema di salute, ma anche etico. E poi il protocollo sanitario, tra l'altro costoso, soprattutto complesso nella sua attuazione, specie per la B. Per contro pesano gli interessi di natura economica. Resta tuttavia una profonda convinzione. Riprendere sì, ma solo quando ci saranno i presupposti per farlo, ovvero in sicurezza, anche in piena estate, giocando per esempio nel mese di agosto. Adesso sarebbe troppo rischioso. Dunque problema di salute, ma anche etico. Ancora tantissimi lutti. Ebbene, il pensiero di scendere in campo ed esultare per un gol dovrebbe quantomeno creare negli attori, giocatori, dirigenti, allenatori, un disagio sul piano meramente psicologico. E poi tamponi a tappeto per gli stessi calciatori, secondo il protocollo della FIGC, ritenuto nel frattempo insufficiente dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo, tamponi che invece non sono stati fatti a persone poi decedute o che sono state male. Ci pare assolutamente ingiusto. Per contro pesano, come si diceva, gli interessi di natura economica. Su questo argomento è interessante porsi una domanda. Non sarebbe più ragionevole lavorare per mettere in sicurezza la prossima stagione? Se la coda del vecchio campionato vale 400 milioni per l'A e 200 per la B, una stagione intera non avrebbe prezzo. In questo caso davvero salterebbe l'intero sistema calcio. Sarebbe insomma un autentico fallimento. Ma il tema è forse un altro, perché se ci pensiamo, i problemi economici che attanagliano il calcio non sono stati determinati dal coronavirus, ma da una pessima gestione. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per una profonda revisione dell'intero sistema nella sua globalità. She's up all night to the sun.